Quest'anno il laboratorio Gabrielli per la prima volta ha organizzato una rassegna degli spettacoli dei laboratori decentrati, dei saggi di fine percorso. Siamo qui e li facciamo, li teniamo al Teatro Torlonia, che è un teatro del Comune di Roma, del Teatro di Roma. La piccola compagnia del Piero Gabrielli ha messo in scena per la seconda volta Maramia al Colosseo, un cast ridotto, ma che ha registrato il quasi esaurito su tutte le repliche. E i decentrati sono ben 10, in 10 scuole romane del territorio, sia che siano del centro, sia di periferia. In ogni scuola ci sono 3 laboratori, uno di recitazione, uno di scene e costumi e uno blog. La scelta di fare questa rassegna dei decentrati in questo teatro prestigioso ha rappresentato per noi del Gabrielli un motivo ulteriore di riflessione. Due cose mi hanno colpito in particolare, una riguarda il pubblico e un'altra riguarda i ragazzi con disabilità di cui io mi occupo e mi interesso in particolare. Il pubblico è stato un pubblico proveniente prevalentemente dalle periferie, che sono i luoghi dove si trovano le scuole in cui si realizza il progetto. È un pubblico quindi poco abituato al teatro. Come ha reagito? Anziché essere rumoroso e chiassoso, è stato un pubblico che è rimasto sconvolto quasi dalla sacralità del luogo, senza parole. L'altra cosa che mi ha colpito è stata legata proprio al vedere come la bellezza dei luoghi contagia le persone che li abitano. Accade che quando una persona con disabilità si trova in un contesto di questo genere, automaticamente assume una posizione di superiorità, che è spiazzante e confondente rispetto a chi la guarda, perché appunto chi la guarda è poco abituato a questo. Questo vuol dire che l'immagine che mandano di loro è un'immagine più forte, più sicura di sé, un'immagine che gli altri non sono abituati a vedere e quindi questo contribuisce a modificare gli stereotipi sulla disabilità e che rappresenta uno degli obiettivi principali del nostro progetto. Faz
Vieni che ti sei riscaldato. Allora, e la lente se hai delle casche larghe. Poi alla fine devo prendere e gliela taglio la foto. Che poi potete aprire e fare questo. La scuola cambia, cambiano i docenti, cambiano gli studenti e cambiano anche le dinamiche di comunicazione tra la famiglia e la scuola. Eppure, nonostante questi cambiamenti, nella nostra società c'è ancora un senso di malessere verso la scuola, che nasce molto probabilmente dal fatto che il docente non si sente pienamente nel suo ruolo, che le famiglie sono insoddisfatte e lamentano di un'assenza di azioni educative adeguate e dal fatto che gli studenti si allontanano sempre più dalla scuola. Sono state queste le riflessioni che sono state fatte sulla scuola e che ci hanno portato a scegliere un tema che è stato il filo conduttore di tutti i laboratori decentrati. Sentia! Dare a tutti i ragazzi del Piero Gabrielli un'opportunità di poter vivere e di poter partecipare ad un'esperienza formativa, un'esperienza importante, un'esperienza che li ha portati fuori dal loro abituale luogo che è la scuola, li ha portati in un teatro, nel teatro di Villa Torlonia. La rassegna ha voluto anche mettere in luce, dare voce e dare visibilità a tutto il lavoro che viene fatto all'interno dei laboratori nelle scuole e quindi il lavoro dei docenti, degli esperti e dei bambini. Il progetto porta cambiamento all'interno delle scuole, porta cambiamento su tutte le persone che ne sono coinvolte, sia i bambini che gli adulti. I bambini entrano a far parte di un gruppo e sono consapevoli di farne parte per quello che sono, per quello che sanno fare con i propri limiti che diventano punti di partenza all'interno del progetto. Ha portato tutti noi ad avere un'idea di apertura. Non lavoriamo più all'interno delle classi, da sole, con le nostre discipline, con i nostri alunni, ma viviamo insieme ad altri, insieme ad altri bambini, ad altre scuole, la passione per il teatro. L'aver vissuto insieme questa esperienza a tante scuole, a tanti bambini, ci ha confermato l'idea che le differenze non sono punti di divisione, ma sono punti di forza. Vedere le facce dei bambini, dei ragazzi quando entrano in teatro la mattina, vedere le facce dei genitori quando li vedono sul palco pieni di energia, pieni di competenza, vedere le loro facce rilassate dietro le quinte quando hanno fatto lo spettacolo e vederle anche prima piene di paura è una cosa che riempie il cuore, la mente, gli occhi a tutti gli insegnanti, a noi che abbiamo organizzato il Gabrielli. Viva Gabrielli! È un mondo
trova la realtà, ma tutto torna pari nei mondi immaginari di Gianni.